Io ho seguito la pandemia tutti i giorni da questo studio. A un certo punto lei ci ha fatto pure uno spot meraviglioso, dicevo, gli inviati che la venivano a cercare, e lei a un certo punto ha fatto tagadà, 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 cioè, e io sono impazzita, l'abbiamo raccontato a tutti che il premier ha detto tagadà, tagadà. Quindi prima di salutarci me lo rifà gentilmente, perché nuova stagione mi porta fortuna. Detto questo, però, quando io seguivo la pandemia e seguivo, insomma, le conferenze stampa, tutto quello che è accaduto a questo paese, che secondo me faremmo bene a ricordare con grande attenzione, io le devo dire, mi sono molto interrogata, per esempio, sul reddito di cittadinanza, e mi sono detta, meno male che c'è, cioè nel senso che la pandemia ancora di più ha messo il paese in una condizione di difficoltà, ed è evidente che chi sta peggio lo sente di più, lo sente più forte il disagio. Detto questo, quindi le ho detto in tutta sincerità qual è il mio pensiero sul reddito di cittadinanza. Dopodiché io credo che così com'è non vada bene, cioè che vada rivisto, perché ci sono delle cose che sono oggettivamente deboli. Chiedo a lei, è così? Ci sono delle cose, quindi diciamo la parte positiva che ho già detta io perché lo penso, ma ci sono delle cose che vanno riviste? Dottoressa, è la prima volta che ci confrontiamo, però devo darle atto che lei non si ferma alla superficie dei ragionamenti, quindi le prometto che tornerò nella sua trasmissione. Sono perché contenta. Mi fa molto piacere avere questo confronto. Sono molto allora, contenta. Sì, mi fa piacere che lei colga questa premessa. Una cintura di protezione sociale è addirittura necessaria, lo è stata di più addirittura nella pandemia, ma lo sarà ancora in futuro perché tutti i paesi ce l'hanno. Perché le persone che sono in povertà assoluta sono persone che ovviamente anche per la loro condizione, c'è un fatto morale, ma un fatto anche pratico, minano la coesione sociale. Se noi abbiamo 3 milioni e 100 di povertà assoluta non ci possiamo girare dall'altra parte perché è un problema sociale enorme. Un paese non può correre trascurando questi aspetti, non funziona. Uno. Due, dobbiamo intervenire per migliorarlo, ma noi l'abbiamo detto. Quindi il problema degli abusi, senz'altro, c'è già una norma penale molto pesante, la possiamo anche inasprire. Ma poi c'è da ragionare sull'incrocio domande e offerte. Abbiamo ereditato un sistema molto farraginoso. Io dico sempre, in Germania ci hanno messo 10 anni per riformare i centri dell'impiego. Noi dobbiamo farlo subito e presto. Perché guardi, girando l'Italia, e quei soloni della politica che in questo momento stanno facendo una campagna denigratoria, non del reddito, dei cittadini che lo percepiscono, non sanno, se venissero con me in giro per l'Italia, li porto io mano a mano e potrebbero sentire che gli stessi percettori di reddito mi fermano e chiedono dignità sociale. Quindi dobbiamo coinvolgere sindaci per progetti utili alla collettività, medio tempore che non arrivi la nuova occupazione, e migliorare tra ANPAL, l'agenzia centrale, i centri regionali, privati, regionali e via discorrendo. Insomma, per su quel fronte c'è oggettivamente da lavorare. Senta, Presidente, voglio 3 telegrammi, ma mi deve promettere che sono telegrammi perché sono ampiamente fuori tempo massimo. La prima cosa è, lei vuole...